Il primo compito che Euristeo affidò a Eracle fu davvero spaventoso. Dovette affrontare il leone di Nemea, che aveva la pelle dura come una corazza. A mani nude, Eracle lo stritolò. Certo non potrai vincere l'idra di Lerna, che con le sue sette teste e il suo fiato terribile avvelena gli uomini, gli disse allora Euristeo. Eracle non se lo fece dire due volte, faticò parecchio perché ogni volta che al mostro tagliava una testa ne cresceva una nuova. Ma alla fine ebbe la meglio sull'idra e ne portò il trofeo a Euristeo. Il re gli trovò subito altri due compiti: catturare il feroce cinghiale di Erimanto, una gigantesca creatura che viveva nei boschi, e la cerva di Cerinea, dalle corna d'oro e dagli zoccoli d'argento, che fuggiva senza mai fermarsi incantando chi la seguiva. Poi dovette affrontare i mostruosi uccelli della palude di Stinfalo, che avevano penne, becco e artigli di bronzo e lanciavano le loro piume metalliche contro gli uomini come fossero frecce. La sesta fatica gli sembrò assai più semplice. Si trattava di conquistare la cintura di Ippolita, la regina delle Amazzoni, le principesse guerriere. Poiché Eracle era un gran bel ragazzo, Ippolita gliela regalò volentieri, ma a questo punto intervenne Era, che gli scatenò contro la furia delle altre Amazzoni, gelose della loro regina, e convinte che il giovane volesse rapirla. Ne nacque una terribile battaglia durante la quale Ippolita fu uccisa. Per la prima volta nella sua vita da eroe, Eracle pianse.